Ma ragazzi, mi sentite? Mi sentite? Sentite? È in fondo, ok? Grazie mille, gentilissimo. Ok. Da casa, ragazzi, ci siete? Mi sentite da casa? Domande e risposte, lo mettiamo qui. Perfetto, grazie Eleonora, gentilissima. Ok, qui ci siamo. E Easy Page. Eccoci qua. Da casa non serve, ma ve lo mando lo stesso se per caso avete bisogno di. Se c'è qualcuno che non lo vede, e così vi rimane anche per dopo. Tac. Ok, qui ci siamo, qui abbiamo chiuso. Là. Allora, ragazzi, cominciamo la lezione di oggi. Condividiamo lo schermo. Eccoci qua. E ci siamo. Perfetto, bene, un po' in ritardo, ma spero che riusciate tutti quanti a capirmi. Oggi argomenti da trattare assieme. Il primo argomento è il determinante. Il secondo argomento è il rango. Perché sono messi così? Sono messi così perché in questa posizione, perché fondamentalmente il determinante è una struttura, è un strumento matematico che ci permette di calcolare il rango di una matrice, oltre ad altre cose che vedremo più avanti. Quindi nella lezione di oggi, prima andiamo a vedere come si fa a calcolare un determinante e poi andremo nella seconda parte della lezione a utilizzare il determinante come uno strumento per calcolare il rango di una matrice. Vi segnalo che questi due esercizi compaiono tutti e due nell'esame e quindi c'è un esercizio matrice e un altro esercizio che chiede calcolo del determinante. Valgono tutti e due un punto e secondo me sono particolarmente facili perché sono abbastanza strutturati. Ok? E quindi una volta che voi avete capito come si fanno, generalmente non avete problemi. Ok, per tutti? Bene, cominciamo con il determinante. E comincio con il determinante facendovi ovviamente degli esercizi, così ripassiamo assieme gli argomenti. Comincio da un esercizio un po' particolare, che è questo, e cioè risolvere la seguente disequazione.
x ln x maggiore perché parto da questo? Perché in realtà è una matrice 2x2 e questo ci permette di... Oh, la connessione che non è stabile. Da casa ci siete, ragazzi? La connessione non stabile. Spero che mi stiate sentendo. Mi sembra di sì. E quindi continuerei. Perfetto. Vai, viene. Allora, non, però ragazzi, non è colpa mia. Se volete posso provare a... vai, viene per tutti, ragazzi. Portate pazienza. Siete in tanti, siete in 50 da casa. Quindi non vorrei che... vi perdeste la lezione. Mi sentite lo stesso? Qui in aula, mi sentite voi ragazzi? Chiaro, senza nessun problema, perfetto. Ci proviamo al massimo per favore. Ci siete a tratti. Porca miseria. Allora provo a switchare sulla rete LAN, sperando un futuro migliore. E sperando soprattutto che non switch così. Non mi blocchi tutta la cosa, perché altrimenti perdo 5 minuti di lezione. Adesso... proviamo. Vediamo se siamo fortunati. Vi ho persi, ragazzi, o ci siete ancora? Ragazzi, ci siete ancora? Vi ho persi? Mi state seguendo? Sì, ora la sento, io la sento, va bene. Allora speriamo che regga questo sistema, speriamo che tutto... quindi forse è meglio, bene. Sono contento perché a questo punto andiamo dirette e siamo a posto. Fatemi controllare se dall'altra parte si è bloccato. Forse no, sì, non si è bloccato. Benissimo, quindi siamo a posto e possiamo continuare. Vediamo se il futuro... ci aiuta. Bene. Allora, calcolo del determinante di una matrice. Ci ricordiamo un attimo che il determinante di una matrice 2x2, A, B, C, D, ok? Si calcola diagonale principale con il segno più, diagonale secondaria con il segno meno. Quindi qui abbiamo logaritmo di x per logaritmo di x meno logaritmo di x maggiore di 0. Ho fatto diagonale principale con il segno più, diagonale secondaria con il segno meno. Mettiamoci delle condizioni di esistenza perché abbiamo un logaritmo e quindi affinché esista x deve essere strettamente positivo. E poi stiamo risolvendo questa disequazione. Logaritmo di x che moltiplica, logaritmo di x meno 1 maggiore di 0. Quindi quello che abbiamo è fondamentalmente il prodotto di due segni, il segno del primo fattore e il segno del secondo fattore, sotto le condizioni di esistenza che x sia maggiore di 0. Bene, a questo punto studiamo i due segni, logaritmo di x maggiore di 0, applico la funzione esponenziale da una parte e dall'altra e ottengo x maggiore di e alla 0 che fa 1. Il secondo invece abbiamo logaritmo di x maggiore di 1. Di nuovo applico la funzione esponenziale da una parte e dall'altra e ottengo x maggiore di e alla 1, e cioè del numero di Nepero. A questo punto devo fare il prodotto tra i due segni, primo fattore e secondo fattore, e quindi avrò il numero 1, il numero e, lo 0, e so che nello 0 non ci sta nulla, perché sotto lo 0 non ci sta nulla, mi ricordo la condizione di esistenza di questa disequazione. Quindi
nello zero non ci sta nulla e neanche al di sotto dello zero. A questo punto mettiamo i segni e quindi qui abbiamo qui questo oggetto qui, se volete possiamo tranquillamente studiarlo maggiore o uguale a zero, non ci cambia niente, così sappiamo che qui è zero, qui è più, qui è più, qui è meno, il secondo invece è zero qui, qui è più, qui è meno, qui è più, e adesso vado a fare il prodotto tra i segni. Il prodotto. Grazie mille, gentilissimo. Meno e meno. Adesso vado a fare il prodotto dei segni e quindi ottengo più, meno, più e mi ricordo che cosa dovevo scegliere. Dovevo scegliere il maggiore di zero, vedete? Quindi scelgo questa e questa. I capisaldi della discussione, il prodotto qui vale 0. Ok, se volete, mettiamo la righetta, il prodotto qui vale 0 e anche qui vale 0. Perché? Perché uno dei due fattori vale 0 e noi sappiamo che un prodotto è nullo se e solo se uno dei fattori è nullo. E quindi per x uguale a 1 quel prodotto è 0 e per x uguale al numero di Nepero e quel prodotto è uguale a 0. Nessun problema perché tanto a noi interessa maggiore stretta di 0, lo vedete lì? Quindi quello che ci interessa è 0,1 unito e virgola più inf, senza spazi, con le virgole e osservando che ho messo le parentesi rotonde perché nessuno è accettato. E questo è quello che dovrei inserire in Moodle. Va bene per tutti ragazzi, mi avete seguito? Prossimo. Posso andare avanti? Bene, facciamo un altro. E adesso cominciamo a passare a qualcosa un po' più difficile, non tanto. E facciamoci pure questo, che è un po' incasinato. E cioè, 3 quinti, 3 quattro terzi, 0 meno 3 meno 4 terzi, 0 meno 3 meno 4 terzi, 4 quinti, 0, 5 terzi. Ok, allora fatemi controllare se l'abbiamo scritta bene. Allora, 3 quinti, 3, 4 terzi, 0 meno 3 meno 4 terzi, 4 quinti, 0, 5 terzi. Mi sembra di sì. Ci proviamo. Allora, matrice 3x3. Come posso fare la matrice 3x3? E utilizzando lo sviluppo di Laplace. E quindi noi andiamo ad individuare una riga e una colonna che contiene zeri, quella più facile che ci viene in mente, e poi andiamo a sviluppare rispetto a questa riga. Qui potrei utilizzare o la prima colonna o l'ultima riga o la seconda colonna o la seconda riga. Ok, a seconda di quello che mi piace di più. E io guardandola così preferisco svolgere rispetto alla prima colonna. E quindi questo con il segno più, questo con il segno meno, questo con il segno più. Vi ricordo, come faccio ad identificare il segno? È la somma della riga e la colonna. Quindi, ad esempio, il 3 quinti, quello che ho individuato in giallo, si trova nella riga 1 e nella colonna 1. Quindi faccio 1 più 1 che mi fa 2, la posizione è pari e metto il segno più.
Dopodiché vi spostate come volete e ogni volta che vi spostate nella matrice cambiate il segno, quindi più, meno, più. Se dovessi andare in giro per la matrice, ogni volta che mi sposto cambio il segno e così individuo qualsiasi il segno, il complemento algebrico, se volete, di qualsiasi elemento. Ok, il segno del complemento algebrico di qualsiasi elemento. In questo caso abbiamo più 3 quinti per il determinante della matrice che ottengo cancellando quella riga e quella colonna, e quindi meno 3, 4 terzi, 0, 5 terzi. Poi abbiamo meno 0 per il determinante di qualcosa, e non me ne frega niente cosa ci sia lì dentro, perché 0 per qualsiasi cosa fa 0, elemento assorbente della moltiplicazione, chi se ne frega, e quindi più 4 quinti per il determinante della matrice che ottengo mettendo 3, 4 terzi, ho sbagliato i colori, diciamo i colori coerenti con quello che abbiamo detto, 3, 4 terzi, meno 3, meno 4 terzi. Ragazzi, tutti mi hanno seguito? Quindi, seleziono una riga o una colonna, quella che ha il più elevato numero di zeri, in maniera che mi trovo tante volte in questa condizione qui, che è quella più fortunata perché mi permette di saltare il calcolo di un determinante, e sviluppo rispetto a quello. Questi adesso sono facili perché sono semplicemente dei conticini su matrici 2x2, nei quali facciamo diagonale principale con il segno più, diagonale secondaria con il segno meno. E quindi qui abbiamo 3 quinti, meno 3 che moltiplica 5 terzi, meno 0, più 4 quinti, e qui abbiamo meno 4, meno per meno più 4. Questo se ne va via e fa 0. Questi due se ne vanno via. Questo se ne va via con questo e ottengo meno 3 come risultato. Vedete ragazzi, sono molto facili questi qui. Il mio suggerimento è veramente all'esame partite dalle cose facili come questa, ok? In maniera che velocemente ho delle domande di teoria di solito che sono sempre le stesse e sono abbastanza facili, perché nel momento in cui avete fatto queste qui, pian pianino vi togliete degli esercizi che avete fatto e vi portate a casa dei punti importanti, ok? Vediamo delle altre tipologie di esercizi sempre su questo. Ecco, mi permetto di farvi notare che, allora, per chi capisce quello che sto dicendo, va bene, chi non lo capisce meglio, ok? Perché io non vi faccio questa tecnica. Sicuramente qualcuno di voi mi chiede, prof, posso fare queste cose con Sarrus? Risposta, sì. Sarrus è un modo per calcolare i determinanti delle matrici 3x3. La risposta è sì, potete tranquillamente farla con Sarrus. Attenzione però, Sarrus non funziona per matrici più grandi di 3x3, mentre il metodo che vi ho dato io funziona per matrici 4x4, 5x5, per qualsiasi tipo di matrice. Ok? Quindi, se voi volete utilizzare Sarrus, potete farlo. Il problema è che Sarrus arriva alle 3x3. Dopodiché, basta. Quindi, la cosa fondamentale, io non ve lo presento perché? Perché non vi presento generalmente un metodo che funziona solo qualche volta. Cerco di presentarvi un metodo che funziona sempre per tutte le matrici, che è quello che vi ho presentato adesso, e cioè lo sviluppo di Laplace. Chiaro per tutti? Chi invece non conosce Sarrus, meglio, perché ha un unico metodo che è quello che funziona per tutti e non avete problemi. Questa. Determinante. Date le matrici
calcolare in modo a che il determinante sia uguale a 1. 0, 1, 3. Zero, uno, tre. Uno, due, meno quattro. Uno, due, meno quattro. Zero, meno a, due a più uno. Zero, meno a, due a più uno. Zero, meno a, due a più uno. B. Uno, due, zero. Uno, due, zero. 1, 0, meno 3. 0, 1, 0. Qui cominciamo a vedere quelli che vengono chiamati determinanti parametrici, e quindi niente di particolarmente complesso, ma abbiamo dei determinanti nei quali compare un parametro A. E noi vogliamo trovare questo parametro in modo che il determinante di A meno B sia uguale a 1, e cioè qual è il valore di A affinché il determinante di A meno B sia uguale a 1? Ora, fatemi controllare un attimo solo le matrici. 1, 0, 3, 1, 2, meno 4, 0, meno A, 2 più A, 1, 2, 0, 1, 0, meno 3, 0, 1, 0. Benissimo, è A B meno A, vedete? In modo che il determinante di B meno A sia 1. P meno A. Allora, come facciamo a fare la differenza tra due matrici? Esattamente nello stesso modo in cui facciamo la differenza tra vettori, e cioè componente su componente. Quindi questa è una cosa semplicissima, solo per ricordarvi che questa mi diventa la matrice A meno B, e quindi avrò 1, adesso ho B meno A, ok? Quindi qui è come se io stessi cambiando tutti i segni, meno, 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 più. Qui non c'è niente, questo mi diventa più, e questo mi diventa meno 2A meno 1. E li sommo all'altra matrice. Quindi qui abbiamo 1, qui abbiamo meno 3, qui abbiamo 0, qui abbiamo meno 2, qui abbiamo più 4 meno 3 che fa 1, più 1, qui abbiamo 0, qui abbiamo A. E qui abbiamo meno 2a meno 1. Mi controllate i segni se ho fatto giusto, per favore? Quindi spero che mi abbiate capito. Ho fatto la matrice B, ho cambiato i segni nella matrice A perché c'era questo meno qui, vedete? Ho cambiato tutti i segni, ho fatto la somma e quindi mi diventa 1, 1, meno 3, 0. Meno 2, 1, 0, più A, meno 2. Mi sembra che vada bene. Dimmi. Non ho capito. Nella seconda colonna, terza riga. 1 più A. Ah, sì, grazie mille ragazzi, grazie, grazie anche, gentilissimi. Quindi più A, sì, avete perfettamente ragione, grazie, grazie mille, sia ad Andrea e sia a chi mi aveva chiamato qua. Grazie mille ragazzi, vi ringrazio per la gentilezza. Ok ragazzi, allora, come al solito, scegliamo una matrice, scegliamo una colonna. Guardate, in questo caso conviene, secondo me, questa colonna qui. Perché vedete, abbiamo una colonna in cui abbiamo un unico determinante da calcolare. Vedete, abbiamo 1 per il determinante della matrice che otteniamo sotto. E poi 0 per 0 per, ma gli altri due non ce li abbiamo. Quindi se io sviluppo rispetto a quella colonna, ottengo uguale a 1 più 1, se volete, per il determinante di meno 2, 1, 1 più A. E meno 2a meno 1 sarebbe, se volete, più 0 per il determinante, anzi meno 0 per il determinante,
non cambia assolutamente niente. E poi più 0 per il determinante. Ma chiaramente questi due spariscono, non ce li abbiamo, e quindi ci rimane solo quella matrice lì. Di qui andiamo a calcolare il determinante. Otteniamo 4a più 2 meno 1 meno a, e questo è il determinante. Adesso voi mi date un'occhiata ai segni e mi dite se è giusto, per favore. Ok, ho fatto diagonale principale con il segno più, diagonale secondaria con il segno meno. Se ne c'era meno, se non sbaglio. No, era un più. Ok, quindi abbiamo meno 2, meno 2. Torna tutti. Perfetto. E quindi guardate, questo io devo chiedere che questo oggetto qui sia uguale a 1. E questo mi dice quanto vale la A. Determinare A in modo che quel determinante sia uguale a 1. Bene, e quindi qui abbiamo 3a, e qui mi fa 1 più 1 uguale a 1. E quindi a uguale a 0. Spero che sia giusta. Fatemela controllare. Non l'ho neanche guardata. È giusta. Chiaro? Dubbi, problemi, vi torna? Torna, ragazzi. Facciamo la prossima. Allora, facciamoci questa che è un po'. Anche questa è un po' fastidiosa e questa ci permette di introdurre un argomento che andremo a trattare in modo dettagliato più avanti, ma ve lo introduco già qui, perché così quando lo vedete, e lo vedremo essenzialmente domani, domani lo vedremo, avremo già fatto un piccolo esercizio su questo argomento qui. Quindi, date le due matrici, 1 più A, 3. Due più A, uno. E B. Meno uno, uno, zero, due. Determinare A in modo che questo determinante di B per A sia uguale a 4. Ora, mi permetto di farvi notare che abbiamo fatto prima la differenza tra due matrici, ok? Adesso facciamo il prodotto tra due matrici e invece giovedì andremo a vedere cosa significa fare il. Adesso non è proprio giusto dire il quoziente tra due matrici, ma utilizzeremo quella che viene chiamata matrice inversa. Fondamentalmente l'idea è quella di ricostruire un qualcosa che, tra virgolette, mi raccomando ragazzi, assomiglia alle operazioni normali con i numeri reali, ma costruite sulle matrici. Abbiamo visto la somma e la differenza è molto semplice. Adesso vediamo il prodotto che vedrete è un po' più complesso. Lo vediamo per la prima volta qui, ok? E domani, nella lezione di teoria, andiamo ad approfondirlo in modo più dettagliato. Capiamo cosa significa un'applicazione lineare e vediamo cosa vuol dire comporre le applicazioni lineari. La composizione di applicazioni lineari ci darà proprio come oggetto il prodotto tra due matrici. Adesso invece qui lo vediamo in modo molto più pragmatico, se volete, come lo vedono gli ingegneri. Semplicemente facendo i prodotti, ok? E domani lo approfondiamo un po' di più per quanto riguarda l'aspetto teorico. Cosa vuol dire fare B per A? Vuol dire scrivere vicino le matrici.
fare il prodotto significa fare quello che qui chiamo riga per colonna. E cioè, intanto guardiamo che animale mi aspetto venga qui. Cominciamo. Questa è una matrice 2x2 e anche questa è una matrice 2x2. Vedremo domani che io posso fare il prodotto tra due matrici non sempre, ma solo quando questo numero, che è il numero di colonne della prima, è uguale al numero di righe della seconda. E cioè posso fare questo prodotto solo se questi due oggetti sono uguali. Altrimenti il prodotto tra due matrici non è definito. E il risultato che ottengo è fondamentalmente quello che ottengo cancellando questi due numeretti e mettendo qui quelli che rimangono. E quindi vedete questo l'ho messo qui e questo l'ho messo qui. In questo caso è molto facile perché le matrici sono quadrate e con le matrici quadrate tutto quanto diventa un po' più facile. Ma vedremo domani che lo stesso procedimento io lo posso fare anche per matrici rettangolari. Basta che il numero di colonne della prima matrice corrisponda al numero di righe della seconda matrice. Perché? Perché io adesso quello che vado ad introdurre è quello che viene chiamato prodotto riga per colonna. Attenti cosa faccio? Vi aiuto con i colori. Devo focalizzarmi sul fatto che adesso sto calcolando l'elemento 1, 1. Quindi sto calcolando l'elemento 1, 1, poi calcolerò 1, 2, poi 2, 1 e 2, 2. E questo numeretto che ho messo lì ci dice quali righe e quali colonne dobbiamo moltiplicare tra loro. Ad esempio l'1, 1 mi dice devi moltiplicare la prima riga per la prima colonna, 1, 1. Ma allora la prima riga significa fare questo. Per questo più questo per questo. Vedete? La prima riga per la prima colonna, la prima riga per la prima colonna. Adesso vediamo il risultato. Se io faccio meno 1 per 1 più A, sto semplicemente cambiando i segni e quindi ottengo meno 1 meno A. Adesso devo fare l'altro prodotto, ok? Più 2 più A. Tutti mi hanno seguito? Tutti hanno capito cosa faccio? La prima riga dalla prima colonna. Ok? Quindi il primo elemento per il primo elemento più secondo elemento per secondo elemento. Andiamo a fare il prossimo che vediamo se riusciamo. Adesso mi sposto. E dovrò ripetere lo stesso giochetto nell'altra posizione, soltanto che osservate, questa volta dovrò moltiplicare la prima riga per la seconda colonna. Vedete che ho il 2 qui? Quindi la prima riga l'abbiamo inserita, adesso la seconda colonna. E quindi ho questo che viene moltiplicato e questo che viene moltiplicato. Vediamo un attimo cosa viene. Meno 1 per 3 mi fa meno 3, 1 per 1 più 1. Ragazzi, vi torna? Non ti torna? Torna? No, chiedevo a te, ti torna? Torna, sì, perfetto. Là in fondo, ragazzi, mi avete capito? Passiamo alla seconda. Da casa, non bisognerebbe prendere le righe B. Le righe di B e le colonne di A. Infatti sto prendendo le righe di B e le colonne di A. Se guardi, sto prendendo esattamente le righe di B, riga di B e colonna di A. Guarda, Giovanni. No, tranquillo Giovanni, non preoccuparti. Spero che l'importante è che ti torni. Ok, ho inserito esattamente queste. Bene. Adesso mi permetti di cancellare questo e di fare lo stesso giochetto. Attenti ragazzi, adesso devo però spostarmi perché sono sulla seconda. Quindi
Provo a cambiarvi anche il colore per cercare di aiutarvi, devo fare. Maledetto, devo fare questo per questo per questo. Tutti mi hanno capito? Mi sono spostato sulla seconda riga e sto facendo seconda riga per prima colonna e seconda riga per seconda colonna. E quindi qui abbiamo 0 per 1 più a che fa 0 e poi più 4 più 2a. 2 per 2 è 4, più 2 per a, 2a. Ultimo passaggio. Cambio questo oggetto qui. Mi aiuto sempre con i colori, almeno le prime volte. E devo fare la prima riga per la seconda riga per la seconda colonna. Li evidenzio, eccole lì così. E quindi ottengo 3 per 0 che fa 0, più 2 per 1 che fa 2. Tutti mi hanno seguito? Quindi vediamo che razza di schifo di matrice che ci è venuta. Allora, questo prodotto cos'è che è uguale? Meno 1, meno a. Oh, questi si semplificano, qui mi viene 1, qui mi viene meno 2, qui mi viene 4 più 2a. E qui mi viene 2. Mi controllate i conti, per favore? Vi torna, ragazzi? Ti torna? Torna? Sicuro? Anche il collega? Chiedetemelo, per favore, se non vi torna. Da casa, ragazzi, avete capito? Allora, poi domani torniamo nei dettagli con questa cosa qui, nella teoria. E poi facciamo anche un'altra esercitazione nella quale facciamo prodotti tra matrici, questa volta matrici qualsiasi. Ma mi interessava farvi un esercizietto, ok? Per in qualche modo perché lo visualizzaste prima un esercizio su questo argomento. Bene, ma a questo punto di questa matrice possiamo fare il determinante. E otteniamo diagonale con il principale con il segno più, diagonale secondaria con il segno meno. E vogliamo che questo oggetto qua sia uguale a 4. Okay, perché uguale a 4? Perché ce lo chiede il testo. Ci dice trova questo in maniera che venga così. Qui abbiamo 2 più 8 più 4a uguale a 4. Quindi abbiamo 4a uguale a 4 meno 8 meno 2. E cioè 4a uguale a 4 meno 2 è 2, e meno 10, 4 ho sbagliato, e meno 4 meno 6, sì, e quindi a uguale a meno 6 quarti, e cioè meno 3 mezzi. E quindi se ho fatto giusto, spero di sì, a è uguale a meno 3 fratto 2. E questa è quella che dobbiamo scrivere in Moodle. Tre mezzi? Meno tre mezzi. Meno tre mezzi, mi sembra che ci siamo. Ok, allora ragazzi, in questo esercizio ho integrato due cose diverse. Ho integrato il prodotto tra due matrici. Professore, quindi il metodo riga per colonna si fa solo quando il numero di righe della prima matrice è uguale al numero di colonne della seconda matrice. Allora, Andrea. E Andrea mi chiede, ragazzi, professore, quindi il metodo di prodotto riga per colonna si fa solo quando il numero di righe della prima e il numero di colonne, e il numero di colonne della prima è uguale al numero di righe della seconda. Attento, che hai confuso, Andrea. Ok, quindi si fa quando il numero di colonne della prima e qual è il numero di righe della seconda. Dirò di più, il prodotto tra matrici lo possiamo fare solo se il numero di colonne della prima, del primo fattore, è uguale al numero di righe del secondo fattore. Quindi, altrimenti io non posso farlo. Non esiste un prodotto tra matrici nel quale
le colonne della prima sono diverse dalle righe della seconda, ok? Quindi è un se solo se. Posso fare questo prodotto solo ed esclusivamente se le matrici si comportano bene. Attenti, il problema è che non è detto che queste matrici, in qualche modo, se prese due matrici qualsiasi, che le righe della prima, le colonne della prima, siano uguali alle righe della seconda. Quindi non è vero che posso sempre fare il prodotto tra matrici. Posso farlo solo quando le matrici hanno questa particolare caratteristica. E vedremo domani il perché. Perché la teoria di questo la vediamo domani. Il perché di questo la vediamo domani. Quello che mi interessava per oggi era farvi vedere come si fa in un caso semplice, in maniera che domani, quando avete la lezione di teoria, partiamo già un po' avvantaggiati, avete già un'idea di che cosa stiamo facendo. Ok per tutti? Spero di aver risposto ad Andrea. Mi sembra di sì perché non vedo altre domande. Qui in aula è tutto chiaro, ragazzi? Ok. Perfetto, anche Andrea mi dice che va bene. Allora. E guardate, adesso percorro un attimo velocemente il file che vi ho dato per casa. Questo è un prodotto tra matrici A per B, vedete? Quindi è un esercizio che abbiamo già svolto. Questo è un determinante di una matrice molto facile. Questo di nuovo A per B. Questa è una matrice parametrica in A e si chiede di calcolare A in modo che il determinante sia uguale a 5. L'ultimo esercizio che faccio è questo e il resto lo lascerei a voi, ok? Perché sono tutti esercizi di cui abbiamo già visto. Questo è l'ultimo che farei. A più 1. Mi chiede di calcolare A in modo che il determinante di questa matrice sia 5. Bene. Allora, sviluppiamo. Prima di tutto ci prendiamo una riga, una colonna in cui ci siano ci sia almeno uno zero, in maniera da non dover fare troppi conti. Se mi permettete, io utilizzo questa qui come colonna perché non l'ho mai utilizzata e quindi vi faccio vedere come funziona anche in questo caso. Devo ricordarmi i segni però, e quindi questo più, questo è meno, attenzione, questo è meno, meno, più, meno. Quindi questo mi diventa il determinante di. Adesso. Guardatemi un attimo cosa devo fare. Intanto ho messo meno per meno che mi fa più. Cancello questa e quindi mi diventa A, A, la matrice A, 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 A. Adesso più 1, se volete questo era meno meno 1, ma spero che vi abbiate capito. Adesso qui devo cancellare questa e questa, e quindi ottengo A, A più 1, A, A, e questo deve essere uguale a 5. Tutti mi hanno capito? Tutti hanno capito lo sviluppo? Importante perché l'ho fatto su una colonna centrale, rispetto alla quale generalmente non avevo mai fatto un esercizio. Torna a tutti. Quindi qui abbiamo A quadro meno A quadro, più, qui abbiamo A quadro meno A quadro più A, uguale a 5. Quadro A quadro più A. Quindi abbiamo A quadro meno A quadro più A quadro meno A quadro meno A, uguale a 5. Tac, 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 tac. A uguale a meno 5.
Questo è il risultato che dovrei inserire in Moodle. Fatemelo controllare. Meno 5, perfetto. Eccolo. Vi ripeto, ragazzi, il determinante è molto facile come argomento, ok? E facile da calcolare, facile da utilizzare. Quindi, mi raccomando, cerchiamo di portarlo avanti. Cercate di impararmelo veloce perché è un esercizio che si fa velocemente. La mascherina, per favore, porta pazienza alla collega con maschera nera, maglia nera. Nico, mascherina. Portate pazienza, ragazzi, ma è mio compito anche essere rompiscatole così. Ok, quindi che se poi succede qualcosa sono responsabile io, anche io. Ok? Va bene per tutti? Tutti a posto con il determinante? Posso fare il prossimo esercizio? Prossima tipologia di esercizi? Da casa, ok? Va bene, passiamo alla prossima. Allora, a questo punto. Allora, ci prendiamo. Cominciamo anche qui a scegliere esercizi, prima un po' standard e poi man mano aggiungo varianti che sono un po' più, tra virgolette, a volte un po' più difficili, a volte un po' più incasinate, magari sono più facili da un punto di vista di conti, ma un po' più incasinate dal punto di vista della teoria. Ok? Quindi cominciamo per prendere coraggio da quelli facili. E cominciamo da questo, il 2. 5, 1, 7. Tre, tre, tre. Cinque, uno, sette, tre, 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 sei, due, otto. Ci siamo. Adesso, come vi ho già detto questa cosa qui, e ci perdo lo stesso ancora qualche minuto, mi raccomando, ragazzi, perché il rango e il determinante sono due cose diverse. Quindi, non confondetemi tra loro. Qui il rango non è quello che devo fare, non devo calcolare il determinante in qualche modo. In realtà devo calcolare determinanti di sottomatrici che appartengono a questa. Cos'è una sottomatrice? È una matrice che ottengo da questa cancellando, tra virgolette, un po' di righe e un po' di colonne. Ok? Per definizione una sottomatrice è quello che ottengo dalla matrice originale cancellando delle righe e delle colonne, nell'ordine in cui voglio io. Adesso ci ricordiamo un attimo cos'è il rango. È la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne della matrice. E lo possiamo anche dire come il numero di colonne linearmente indipendenti. Allora, voi dovreste aver guardato il video sugli spazi vettoriali, che era un video che ho bello tosto, in cui c'era il concetto di vettore linearmente indipendente, dipendente, base, sistema di generatori e così via. Okay? Questo dovreste averlo come argomento. Attenti perché quelle cose lì non le lasciamo perse. Ma la domanda di teoria numero 3 verterà proprio sulla comprensione di cose di questo tipo: sistema di generatori, vettori linearmente indipendenti, base e così via, dimensione di uno spazio vettoriale. Le vedremo assieme in una prossima esercitazione, però sono importanti, ok? Quindi non, le vedremo nelle esercitazioni della settimana prossima, ok? E una domanda di teoria verte principalmente proprio su queste cose qui. Perché vi ho ricordate qui? Da un lato per ricordarvi che adesso abbiamo a che fare con le domande, abbiamo a che fare con definizioni, ok? Quindi ci serve capire cosa abbiamo in mente. Per ricordarvi un'altra cosa, finito il compitino di GGA1, adesso il prossimo esame è matematica generale, 17 di gennaio, ok? Quindi mi raccomando, se avete qualche pezzettino di teoria indietro, il mio suggerimento è quello di andare a riguardarveli. E lo scorso anno, per curiosità, ho provato a chiedere a vari studenti se avevano visto o no i video di teoria.
E c'è una correlazione positiva molto forte tra il voto d'esame e chi ha guardato i video di teoria. Lo so che per voi sembra una stupidaggine, ma aver guardato i video di teoria, averli compresi, ok, fa sì che sia più facile far bene l'esame. Non è una cosa così strana dal mio punto di vista. Può essere strana da voi per voi perché a volte pensate che la teoria sia un qualcosa staccato dagli esercizi, invece non è così. Quindi il mio suggerimento è, se avete qualche video adesso indietro, per favore dateci un'occhiata, ok? Perché sono proprio importanti. Da adesso in poi, oltretutto, tutte le lezioni di teoria hanno video che sono sufficientemente corti, al di sotto dell'ora, volutamente, perché sfrutterò. Grazie signore che è finito sta roba. E perché sfrutterò un po' di, anche domani vedrete, sfrutterò un po' della lezione per sia per fare, rispondere alle vostre domande, sia per fare qualche esercizio. Ok? Però mi raccomando, adesso il mio suggerimento forte è se avete video di teoria indietro, guardateli, come quello sugli spazi vettoriali, che naturalmente, essendo stato il sabato prima della settimana del compitino di GGA1, io non so quanti l'abbiano guardato. Era oltretutto un video abbastanza tosto, e quindi. Però se avete anche domande su video vecchi, sono a disposizione, ok? Mascherina. Zio Billido. Ok. Andiamo, ragazzi. Colonne. Perché vi ho messo così? Perché il rango a questo punto, RK di A, siccome è un numero, può essere un numero tra 0 e qua colonne ne ho 3, tra 0 e 3. Di solito è minore del più piccolo. Si scrive del minimo tra il numero di righe e il numero di colonne della matrice, se questa è R per C. Allora, che sia più piccolo del numero di righe di colonne è ovvio. Ok? Perché? Perché se mi dice quante sono le colonne linearmente indipendenti, non possono esserci più di delle colonne presenti nella matrice. Che sia più piccolo del numero di righe è un po' più difficile da ricordare, ma vedete, in questo caso questi vettori appartengono ad R3, dove 3 è proprio il numero di righe della matrice. Ok? E se voi avete guardato i video di teoria, vi rendete subito conto che all'interno di R3 non ci possono essere più di 3 vettori linearmente indipendenti. Quindi fondamentalmente il rango è tra 0 e il numero tra il più piccolo tra il numero di righe e il numero di colonne. Con una matrice quadrata è facilissimo perché il numero di righe è uguale al numero di colonne, e quindi è più 3, sicuramente a 3. Quando il rango è 0, un'altra cosa facilissima, il rango è 0 quando la matrice è fatta tutta da zeri. Fine. Questa è una matrice fatta tutta da zeri? Non c'è neanche uno zero. Quindi sicuramente il rango di questa matrice è tra 1 e 3. Adesso attenti, ho già fatto un esercizio di questo tipo nella lezione di sabato, ma lo ripeto nuovamente. Come faccio ad utilizzare? Devo utilizzare in qualche modo la struttura, il concetto, il teorema che lega il determinante al rango. Questo è un teorema che non è difficile, ok? Ma deve essere, è, tra virgolette, difficile ricordarselo perché è asimmetrico. E cioè, una matrice A, adesso prendiamo questa matrice ha rango 2, se, ve lo dico meglio, scusatemi, questa matrice ha rango maggiore o uguale di 2 se esiste almeno una sottomatrice 2 per 2 con determinante diverso da 0. Quindi il rango è almeno 2 se esiste una sottomatrice 2 per 2 con determinante diverso da 0. Boh, prendiamo un attimo, ne prendiamo una a caso. Poi vedremo che non è sempre utile prenderle a caso, ma in questo esercizio prendiamoci questa matrice qui. Vedete, ho scelto una 2 per 2. Si vede a occhio che il suo determinante quant'è? 3 per 2, 6, meno 6 per 3, 18, sicuramente è diverso da 0. Lo vedete? Vado a calcolarmelo. Meno 12, diverso da 0. Esiste almeno una sottomatrice 2 per 2
con determinante diverso da 0. Vuol dire che il rango è almeno 2. Quindi non può essere 1. E guardate, ragazzi, vedete quello che sto cercando di fare? Sto cercando di utilizzare questo teorema per continuare a far crescere questo numero qui. Possono succedere due cose. O arrivo al massimo, come succederà in questa. Ah no, o arrivo al massimo, oppure devo fermarmi prima. Adesso guardate, controllo. Quando il rango è maggiore o uguale di 3? Attenti, sto lavorando sempre da questa parte. Attenti. Quando il rango è più grande di 2, e quindi quando è il rango è maggiore o uguale di 3, io so che è minore o uguale di 3, l'altro non mi interessa, non mi interessa il limite superiore, mi interessa invece quel limite lì. Quando il rango è maggiore di 3, quando esiste una sottomatrice 3x3 con determinante diverso da 0. Ma quante matrici 3x3 ci sono lì dentro? Ce n'è solo una. Quindi vediamo un attimo se il determinante della matrice. Voi riuscite, qua in aula, riuscite a sentirmi quel casino che c'è dietro? Vi sentite lo stesso anche là in fondo? Sì, perfetto. È un problema mio. Quindi, calcolo questo determinante. Se questo determinante è diverso da zero, allora vuol dire che il rango è 3. Perché il rango è almeno 3, è maggiore o uguale di 3, ma io so che al massimo può arrivare a 3. E quindi l'ho incrociato, l'ho costretto a stare tra 3 e 3. Vediamo invece, se invece il determinante di questa matrice è uguale a 0, allora vuol dire che tutte le matrici 3x3 contenute lì dentro hanno determinante uguale a 0, ce n'è una sola. È lei. E quindi vuol dire che il rango non può essere 3, ma deve essere 2. Mi avete seguito? Calcoliamo il determinante, ottengo 5. Meno 1. Più 7. Tutti mi hanno seguito come ho fatto a calcolare. Sono andato un po' più veloce del solito. Ho sviluppato rispetto alla prima riga. Più. Ok. E anche questa è una posizione più, mentre quella centrale era una posizione meno. E poi ho cancellato le righe sotto, 3, 3, 2, 8, 3, 3, 6, 8, 3, 3, 6, 2. Quindi ottengo 5. Qui abbiamo 8, 16, 24, meno 3 per 2, 6, meno. Qui abbiamo 8, 16. 24 meno 6, 12, 18. Qui abbiamo più 7 e qui abbiamo 3 per 2, 6 meno 6, 12, 18. Vi prego di darmi un'occhiata ai conti, perché io faccio fatica a fare i conti con il casino. Allora, qui abbiamo per 18, giusto? 12, 18, 24, sì, meno, qui abbiamo 16, 24, meno 6, e qui abbiamo più 7, e qui abbiamo meno 12. Ok, meno 7 per 12. Ok, 5 per 8, 40, 4, 5, 90, meno 6, 7, 7, 14, 4 importo di 1, 7, 1, 8, 89, uguale a 0. Cosa concludiamo, ragazzi? Teorema del rango. È il teorema del legame tra il rango e il determinante. Allora, questa matrice è una matrice che ha rango almeno 2 e ha tutte le matrici
tutte le sottomatrici 3x3 più grandi con determinante uguale a 0. Quindi il rango non può essere 3, non può saltare più in alto, deve stare lì. E quindi il rango di questa matrice è essenzialmente 2. Ragazzi, mi avete capito? Torna abbastanza, facciamo un altro esercizio. Vi torna? Da casa, ok? Posso andare avanti, faccio un altro esercizio? Via. Guarda, me ne pesco una per farvi. Prendiamoci questa. Qual è il rango? Allora, il rango intanto è un animale compreso tra 0 e quanto? Il più piccolo tra il numero di righe e il numero di colonne. Permettetemi di ritornare un attimo. E Andrea Fabris, allora, professore, ma quindi il rango è almeno 2 perché il determinante della matrice 2x2 è diverso da 0. Andrea, sì, perché abbiamo trovato nel caso precedente una matrice 2x2 con determinante diverso da 0. E anche in questo caso Andrea ha ragione perché mi ha detto il rango di questa matrice è tra 0 e 3, il più piccolo tra il numero di righe e il numero di colonne. Vedete, qui le colonne sarebbero 4 e le righe 3. Non c'è problema, io devo prendere il più piccolo, quindi come prima, soltanto che questa volta avrò più sottomatrici che lavorano per me. Vediamo subito, la matrice non è fatta tutta da 0, quindi questo lo possiamo scrivere direttamente come 1 minore o uguale di RK di 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 1, 2. Adesso vediamo se riusciamo ad essere un po' più precisi. Sappiamo trovare una sottomatrice 2x2 con determinante diverso da 0. Cominciamo. E qui ci viene un momento di tristezza. Perché? Perché ti è venuto un momento di tristezza? Dimmi. Dimmi, cara, perché ti viene venuta la tristezza? Perché il determinante è 0. E quindi purtroppo questa matrice io non posso utilizzarla, giusto? Ma dentro lui ce ne sono tante altre matrici, 2x2. Proviamo a scegliere un'altra. Guardate, così, quante sottomatrici 2x2 ci sono lì dentro? Come faccio a farlo? Vedo, in quanti modi diversi posso cancellare una riga e una colonna. Vedete, le righe le potete cancellare in 1, scusate, le righe le potete, per avere una 2x2, le righe le potete cancellare in 1, 2, 3 modi. Ok? Quindi, 3 possibilità per la riga. La colonna avete 1, 2, 3, ok? Poi sposto. Quattro. 5 e 6, quindi avete 18 possibilità. Lì ci sono 18 sottomatrici 2x2. Proviamo, vediamo se siamo un po' più fortunati. Ne proviamo con un'altra. Ragazzi, dobbiamo provarle tutte. Ok, quindi in realtà, se voi siete un po' furbetti, vi rendete subito conto che se io cancello questa, questa e questa, vi viene una sottomatrice, ce ne sono tante altre, ma vi ho fatto vedere quella lì. Vedete che vi viene una matrice, il cui determinante è 1. Quindi abbiamo fatto il salto di qualità. 2 minore o uguale a RK di 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 1, 2. La sottomatrice a destra ha un determinante diverso da 0. Bravissimo, Andrea. Ce ne sono tante altre, sai.
Concordo con te, ce ne sono molte altre che hanno determinante diverso da zero. Guardate, c'è anche quella che abita qui sopra, che ha determinante diverso da zero. Ma quello che mi interessava è farvi vedere che ce n'era una che potevo ottenere, e guardate, l'ho fatto apposta, che potevo ottenere cancellando anche le righe centrali, e quindi mettendo apposta, mettendo in qualche modo, appiccicando tra loro le varie colonne. Perché l'importante di una sottomatrice è cancellare un tot numero di righe e un tot numero di colonne. Per l'esattezza, qui, per avere una sottomatrice 2x2, devo cancellare una riga e due colonne. Ci siamo per tutti? Adesso, quando questa matrice ha rango 2 e quando ha rango 3? Questo, secondo me, è un esercizio molto importante perché vi spiega come si riesce a lavorare. Un attimo di yoga e poi riparto. Allora, perché? Guardate adesso un attimo. Questa matrice ha rango 2 se non c'è nessuna 3x3 con determinante diverso da 0. Ok? Mentre ha rango 3, se esiste almeno una matrice 2x2 3x3 contenuta lì dentro con determinante diverso da zero. Lo provo a ridire perché con il riscaldamento qua mi sono un po' perso io. Ripeto, questa matrice ha rango 2 se tutte le sottomatrici 3x3 contenute lì dentro hanno determinante uguale a zero, mentre a rango 3 se esiste almeno una sottomatrice 3x3 con determinante diverso da 0. Adesso l'ho detto bene, spero che mi abbiate seguito. Domanda: quante sottomatrici 3x3 ci sono lì? Quante? Quante sottomatrici 3x3? Che spara? Cosa dovete fare per ottenere una sottomatrice 3x3? Cancellare che cosa? Una colonna, giusto? E quante diverse colonne ce ne sono? Quattro. Quindi dovete fondamentalmente cancellare una colonna, o la prima, o la seconda, o la terza, o la quarta. Cominciamo, cancelliamo la quarta. Quanto fa il determinante di questa matrice? Guardatelo, non fate un conto e ditemi il risultato. Zero, bravissimo. Perché? Perché ogni volta che in una matrice c'è una riga di zeri o una colonna di zeri, il determinante farà sempre zero. Perché sviluppate rispetto a quella riga, a quella colonna, e vi viene zero. La mascherina, la mascherina, la mascherina. Ok? Ci siamo, ragazzi? Quindi questa ci dice zero. Torniamo indietro. Questa matrice qui. Beh, proviamo a scrivercela. Si vede a occhio che il determinante è sviluppo rispetto a questa qui. Vedete, ho due zeri, quindi le prime due non le metto, più meno, quindi questo sarebbe meno il determinante di 1, 0, 1, 1. Il segno sia quello che vuole, perché questo mi fa meno 1, diverso da 0. Quindi questo qui l'abbiamo fatto passare a 3. Ma se il rango deve stare tra 3 e 3, a questo punto il rango non può che essere uguale a... Ci siamo tutti? Adesso cominciamo a vedere qualche esercizio in cui c'è il parametro. Sono un po' più fastidiosi, ma solo perché sommano tra loro un po' di teoria e un po' di conti. Ecco, secondo me questo esercizio qui è l'esercizio, tra virgolette, fondamentale per capire come utilizzare il teorema. Se volete, provare a rifarlo inserendo qui dentro la matrice, il vettore 2 al posto di quella colonna così, 2
0, 2, ok? Questa nuova matrice vi assicura rango 2. E un buon allenamento sarebbe, vediamo che cosa succede se quell'ultima colonna lì è 202. Vi assicuro che tutte le sottomatrici 3x3 avranno determinante uguale a 0. Perché? Perché? Perché tutte le sottomatrici, se io scrivo questa adesso, questa invece ha rango 2, ha lo stesso ragionamento di prima, faccio lo stesso identico ragionamento di prima, ma questa vi assicuro che ha rango 2. Perché ha rango 2? Bravissima, perché la seconda riga è tutta fatta di zeri. Ok, quindi io ancora ho rango 2, vedete? Vedete che ho 2 lì, il determinante di quella matrice lì è meno 2, ma non posso avere rango 3, perché adesso cancellatemi una colonna come volete e quello che rimane è una matrice in cui nella seconda riga ci sono solo zeri, sia questa, sia questa, sia questa che questa. E ve l'ho fatto io alla fine. Vi torna? Prossimo. Allora facciamo questo, che è un po' tostarello. 0, 3, meno 2 a 0, 0, 3, meno 2 a 0. Tre, uno, due. Zero, tre, zero. Zero. Due. Meno due, zero, quattro. Meno due, zero, quattro. Meno due, zero, quattro. Meno 1, 1, 0, meno 1, 1, 0, meno 1, 1, 0. Fatemi controllare se ho scritto giusto questa schifezza qua. 0, 3, 3, meno 2, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 0, meno 2, 0, 4, meno 1, 1, 0. Perfetto. Io voglio trovare A in modo che il rango sia di B meno A sia 2. No. Adesso intanto mi scrivo meno A. Meno A devo cambiare tutti i segni. Ok, quindi avrò meno, 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 meno. E qui abbiamo meno 3 più 2A. E ci sommo, faccio B. RK di, adesso voi mi date un'occhiata, B, e quindi qui abbiamo 0, 3, e ci sommo questo, mi diventa 2A, 0, meno 4, meno A, meno 4, meno A, 4, meno 4, 0, meno 2. L'ho fatta giusta? Ho fatto giusti i conti? Date un'occhiata, per favore. 0, 2, 0, 0, no, meno 4, meno A, 4, 3, meno 4, 0, meno 2. Mi sembra di sì.
Adesso io voglio che il rango di questa sia uguale a 2. Cominciamo, il rango di questa è un numero che sta tra... Attenti ragazzi, mi lasciate già scrivere 1 adesso, perché non è 0, non ci sono tutti zeri, ok? E quindi almeno mi lasciate scrivere 1. Adesso guardate un attimo cosa faccio. Osservate che la A è presente solo nella seconda colonna e solo nella prima riga. Quindi quello che io faccio è, mi calcolo il determinante di questa sottomatrice, in maniera da cancellare la A. E qui ottengo 8 più 16, che fa 24, che è diverso da 0. Il rango di questa matrice è sicuramente 2. E io voglio che sia esattamente 2, vedete? Quindi io voglio che accada cosa? Adesso dovreste arrivarci voi. Se ci arrivate voi, secondo me adesso a questo passaggio qui vi fissate meglio le idee. Perché il rango sia 2, cos'è che deve succedere? La A è 0. E allora, sono d'accordo, Andrea, però mi interessava più quello che mi dice Francesco. Anna, allora, Anna ha ragione, ok? Anna ha già fatto tutti quanti i conti. Ma Francesco, secondo me, Francesco è quello che ha risposto, ha fatto la risposta più corretta. E la leggo anche per quelli che sono qui in aula. Francesco mi ha detto, tutti i determinanti delle 3x3 più grandi devono essere uguali a 0, ma lì dentro c'è un'unica 3x3. Ok, quindi il determinante di 0, 2a, 0, meno 4, meno a, 4, meno 4, 0, meno 2, il determinante di questo deve essere uguale a 0. Se il determinante non è uguale a 0, a questo punto non possiamo dire nulla. Ok? O meglio, la matrice, se il determinante è diverso da 0, sicuramente la matrice ha rango 3 e non 4. 3 e non 2. Ok? Mi avete capito? Ho fatto un po' di pasticci con i numeri. Allora, tutte le 3x3 contenute lì dentro devono avere determinante uguale a 0, ma dentro lì c'è un'unica 3x3 che è la matrice stessa, e quindi il suo determinante deve essere uguale a 0, affinché il rango sia 2. Se il determinante fosse diverso da 0, il rango sarebbe 3. Adesso l'ho detto bene, tutta quanta, senza fare neanche un errore. La poesia. Bene, sviluppiamo rispetto alla prima riga. Questa è una posizione meno, e otteniamo meno 2a, che moltiplica il determinante di meno 4, meno 4, 4, 2, e devo imporre che questo sia uguale a 0. Ma questo non fa altro che meno 2. Vedete che questo è il determinante di prima. Meno 2a per 24, che è uguale a 0. E cioè a uguale a 0, che è esattamente quello che aveva visto prima, se non sbaglio, Anna, eccola qui. Anna aveva visto esattamente la a è 0, certo. Vedete, Anna aveva visto, si era resa conto che se a è 0, la prima riga è tutta fatta di zeri, e quindi automaticamente il determinante della matrice è 0. Ok, noi l'abbiamo anche calcolato e ci siamo ritrovati esattamente la stessa cosa. Ragazzi, mi avete capito? Vi torna da casa, ragazzi, ok? 5 minuti, io farei l'ultimo esercizio e poi vi mollo. Ok?
meno 1, 0 a. Guardate, questo mi sembrava facile, questo ce n'era un altro che mi sembrava un po' più rotto. No, faccio questo, il 4. Guardate pazienza, faccio il 4 perché è più rognosotto, ok? Mi piace di più. Allora, 0, 3, meno 2a, 0, 0, 3, meno 2a. Zero, tre, meno due, due a zero, due a zero, due a zero, tre, uno, due, zero, tre, zero, zero, tre, zero, 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 zero,
Meno 2, 0, meno 4. Fatemi controllare. 0, 3, 2, 0, 3, 2, a 0, 3, 1, 2, 0, 3, 0, meno 2, 0, 4, 1, 1, 1. B meno A deve essere rango di B meno A deve essere uguale a 1. Ecco, vedete, questa è un po' più carogno come esercizio e soprattutto osservate che ci richiede che il rango sia proprio uguale a 1, quindi richiede in qualche modo tante condizioni. Noi adesso proviamo a vedere di costruirci queste condizioni qui. Intanto devo cambiare tutti quanti i segni in A perché mi serve meno A, meno, 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 meno 3 più 2A e meno 2. E faccio la somma e ottengo 0, meno 4, meno 2, 2A, meno A, 0. 0, meno 4, meno 2. Tutti mi hanno seguito? Ok, allora, attenti ragazzi, non è facile questo. Perché? Perché mi stai chiedendo che il rango sia 1. Perché il rango sia 1, deve succedere che tutte le matrici 2x2 contenute lì dentro abbiano determinante uguale a 0. Ma allora peschiamocene una. Pesco questa. Questa ha determinante meno A, meno 4. 0 meno 2, e cioè questa qua determinante uguale a 2a. E quindi, condizione necessaria, attenti, ascoltatemi adesso, condizione necessaria, ma non sufficiente affinché quel determinante, quel rango lì sia 1, è che 2a sia uguale a 0, e cioè che a sia uguale a 0. Perché ragazzi vi ho detto condizione necessaria ma non sufficiente? Perché io ho provato una 2x2, non le ho provate tutte. Ho pescato la prima che mi capitava. Però è necessario che A sia uguale a 0. Per A uguale a 0 io posso sperare che il rango sia 1, ma non ne sono ancora certo. Però a questo punto, se mi permettete, sostituisco al posto di A.
di valore che ho trovato e ottengo. Io so che questa matrice qui ha sicuramente rango e ha determinante uguale a 0, ma non so se le altre hanno determinante uguale a 0. Ok? Lo vedete tutti? Adesso questo esercizio si può fare in due modi diversi. Un modo teorico, più facile, come al solito, quando uno ha capito la teoria gli esercizi vengono in automatico, oppure uno un po' più pratico. Vi faccio prima quello pratico e poi quello teorico. Ok? Guardate, lì dentro, secondo voi, ci possono essere matrici 2x2 con determinante diverso da 0? Noi ne abbiamo controllata una sola. Una. Ce ne possono essere con determinante diverso da 0? Beh, vediamo un attimo. Com'è che faccio io a trovare un determinante di sottomatrici 2x2 lì? Devo cancellare una riga e una colonna, giusto? Bene, ma se voi cancellate la seconda riga e la seconda colonna, la prima sarà sempre a zeri. La vedete? Quindi il determinante che ottenete cancellando la seconda riga e la seconda colonna sarà sempre a zero. Quindi lì non dovete neanche più controllarli, dovete controllare solo quelli che stanno qui sotto. Ci siete? Bene, ma a questo punto ve ne servono tre, di cui una l'avete già controllata. Quella lì in giallo, oppure questa qui in blu, che ha determinante uguale a zero, oppure quella in rosso, che è l'unica che ci poteva creare qualche problema. Ok? Che ha determinante uguale a zero anche lei. Vedete? 8 meno 8, che fa zero. Quindi A uguale a 0 è la soluzione da inserire in Moodle. Secondo metodo, quello più astuto. Quando il rango di una matrice è uguale a 1? Il rango di una matrice è uguale a 1 quando? Attenti, ricordiamoci cos'è il rango. La dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle matrici, dalle colonne della matrice. Oppure il numero di vettori linearmente indipendenti che compongono la matrice stessa. Ma attenti, se voi avete guardato la teoria, sapete che una colonna di zeri non conta niente. Non può generare dimensione una colonna di zeri. E quindi la dimensione di questa 0 meno 4 meno 2, 0 meno 4 meno 2, ma nessuno osserva qualcosa. E qui i vettori lì sono? Quelle colonne lì sono come? Uguali tra loro. Ok? Quindi non posso ottenere qualcosa in più. Basterebbe che fossero proporzionali. E cioè la dimensione di questo è ancora uguale alle dimensioni di 0 meno 4 meno 2, ma a questo punto questo vale 1. Spero di non tediarvi se vi faccio osservare che, occhio, che questo stesso esercizio, tale e quale, cambiando un numero, adesso vi cambio un numero, fa sì che la soluzione non sia più A uguale a 0, ma sia aperta la tonda, chiusa la tonda, e cioè impossibile. Guardate, mi basta scrivervi questa cosa qui. 0 meno 4, attenti, 2, 2A meno A, 0, 0 meno 4, meno 2. Vi ho cambiato questo segno qui, e questo fa sì che la soluzione sia passi da A uguale a 0, A aperta la tonda, chiusa la tonda. Perché? Perché di nuovo osservate, potete fare il ragionamento di prima, pescare la matrice qua. Questa è sempre la stessa che abbiamo trovato qui e questo qui avrebbe come determinante 2A. Affinché il rango di questa matrice sia 1, è necessario che A sia uguale a 0.
ma a questo punto sostituisco a uguale a 0 e ottengo questa matrice. Adesso la prima e la seconda colonna non sono più proporzionali tra loro. E quindi se io prendo la sottomatrice cancellando queste due, trovo una matrice che ha determinante uguale a... E ho sbagliato i conti. Qua. Chi ha determinante uguale a? Vedete? 8 più 8, e cioè 16, diverso da 0. Quindi in questo caso non è possibile scegliere A in modo che quella matrice abbia rango uguale a 1. Si è incazzato pure il condizionatore, quindi io direi che vi abbandono qui. Mi avete capito l'ultimo passaggio, ragazzi? È un po' tosto l'ultimo passaggio, me l'avete capito? Ok? Ok per tutti anche da casa? Avete qualche dubbio? Non so se siete morti o se siete ancora vivi. Vedo segni di movimento, soprattutto nella parte finale dell'aula, quindi immagino che siete ancora vivi. Torna ragazzi, a posto. Interrompi la condivisione. Interrompi la